Vorrei prima di tutto ringraziare il Vescovo Giovanni, amico, carissimo, che mi ha invitato a celebrare con voi questa solennità di San Geminiano. Un modo per dire la fraternità fra vescovi e fra chiese particolari. In modo particolare, in modo tutto particolare, poi esprimendo anche questo senso di partecipazione da parte della Chiesa pisana alla vita della Chiesa di Massa Carrara Pontremoli, che fa parte della metropolia pisana. È un modo appunto per dire in maniera semplice ma anche immediata questa reciproca appartenenza, questo essere insieme, questo camminare insieme dietro al Vangelo di Gesù per giungere alla pienezza della vita nell'incontro con Dio. Abbiamo ascoltato la parola di Dio che è stata proclamata, una parola che possiamo dire intesse la vita, l'opera del Vescovo Geminiano, evangelizzatore, probabilmente anche primo evangelizzatore, uno dei primi evangelizzatori di questa zona, difensore della fede, testimone di fede in Cristo Gesù in un momento di passaggio, potremmo dire epocale, come del resto il nostro tempo, da quelle che erano le ultime rimanenze del culto pagano e dell'esperienza precristiana a una vita cristiana impostata appunto secondo il Vangelo alla sequela di Gesù. E questa parola allora che abbiamo ascoltato ci stimola proprio a cogliere alcuni elementi che, se sono propri di chi chiamato dal Signore alla responsabilità dell'annuncio, riguardano però anche tutti coloro che in qualche modo, rispondendo nella fede, accolgono il dono della parola di Dio e sono chiamati a diventare collaboratori del Vangelo, testimoni di una vita cristiana che si esprime nelle cose di tutti i giorni, nella quotidianità del vivere. Un primo elemento, vogliamo coglierlo dal testo del profeta Ezechiele, è una responsabilità che il Signore manifesta a Ezechiele, al profeta, mettendo, chiamando in gioco il suo mettersi a disposizione del prossimo. Ci viene detto nel testo del Vangelo di Matteo che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. E dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Fa una constatazione: c'è bisogno di annuncio, e il nostro tempo ne ha un grande bisogno, ma c'è bisogno anche di chi si rende disponibile all'annuncio, rispondendo alla propria vocazione cristiana, prima di tutto, alla propria vocazione battesimale. Non sono responsabili dell'annuncio del Vangelo soltanto coloro che il Signore ha scelto e ha inviato proprio con la responsabilità specifica di predicare la parola di Dio, di celebrare i sacramenti, di guidare il popolo cristiano. C'è una responsabilità che sta prima di questa chiamata e che è legata in maniera intima, profonda, proprio alla chiamata battesimale che abbiamo ricevuto. Non posso io, cristiano, che voglio essere discepolo di Gesù e del suo Vangelo,
chiudermi in me stesso. L'esperienza di fede che ho fatto, che vado facendo, è un'esperienza di fede che sono chiamato a condividere con tutti, a partecipare al mio prossimo, certo con modalità diverse, ciascuno secondo la vocazione e la responsabilità ricevuta, la missione ricevuta. Ma non c'è nessuno dei discepoli del Vangelo che possa dire: non tocca a me, non spetta a me annunciare. L'Apostolo Paolo, abbiamo sentito nella seconda lettura, dà la sua testimonianza. Per me annunciare il Vangelo non è un vanto, non è qualcosa di cui mi glorio, è un dovere, è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo, scriveva ai Corinzi. Perché? Perché tutte le volte che la nostra esperienza di fede diventa chiusa su se stessa, diventa soltanto un fatto interiore, anche se profondo, ma che io tengo soltanto per me, la mia stessa fede si impoverisce. La fede cresce, matura, fruttifica, soltanto quando io annuncio questa mia fede, la condivido, la testimonio. Geminiano passò gli Appennini per annunciare il Vangelo in queste zone. Oggi credo dobbiamo passare montagne molto più alte, la montagna dell'indifferenza, la montagna dell'approssimazione superficiale nelle cose che riguardano Dio, la montagna di una individualizzazione esasperata dell'esperienza della fede, per cui appunto la mia fede è mia, me la tengo per me e credo di essere a posto. La fede ci dà da attraversare la montagna di questa forma di banalizzazione abbastanza diffusa, per cui non si sente più il bisogno di condividere le cose davvero importanti. Ci si ferma alla buccia delle situazioni, ci si ferma al minimo e non si comunica più su ciò che è veramente importante. Pur essendo libero da tutti, scriveva Paolo, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. E qui allora Paolo stesso ci dice la cifra, la modalità per questo impegno nell'annuncio: debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi son fatto tutto a tutti per salvare a ogni costo qualcuno. Ma non lo faccio per averne una ricompensa o un vantaggio. Lo faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non posso diventare pienamente partecipe dell'esperienza di incontro col Signore se non la comunico, se non la condivido, se non diventiamo insieme sempre di più Chiesa che non tiene per sé il tesoro prezioso ricevuto dai nostri padri, il tesoro della fede, e non la comunica, non la manifesta, non la porta là dove sono i luoghi della vita di tutti i giorni, cominciando da casa nostra. A volte la montagna più ardua da superare nell'annuncio della fede, paradossalmente, sta proprio all'interno magari delle nostre stesse famiglie. Viviamo magari la stessa esperienza di fede, ma non ce la comunichiamo, non la condividiamo, non diventa esplicita nelle nostre relazioni con una Chiesa che non diventa capace di questo annuncio,
rischia di diventare infeconda, cioè incapace di generare, soprattutto nel mondo dei giovani, questo stesso incontro col Signore che noi abbiamo fatto, non diventa capace di estendere il percorso del Regno di Dio a tutti i fratelli e sorelle che incontriamo. È possibile farlo? Se è stato possibile per Geminiano nel suo tempo di passaggio epocale, è possibile anche per noi, per un motivo molto semplice. Tutti noi, in quanto discepoli di Gesù e del Vangelo, riceviamo, abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere la pienezza della grazia. Non siamo noi, per bravura nostra, a realizzare efficacemente la trasformazione del cuore delle persone. È Dio, ma un Dio che vuol servirsi anche di noi, che chiede a ciascuno di mettersi in gioco per questo cammino di evangelizzazione che ci riguarda tutti. E diventa allora non soltanto evangelizzazione, ma diventa anche crescita della fede, diventa bellezza di valori di riferimento che condividiamo con tutti per animare cristianamente il mondo. Il Signore ci chiede di metterci in gioco, Lui ci assicura la sua fedeltà. Abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale: il Signore è fedele per sempre. Il Signore era fedele ai tempi di Geminiano, il Signore è stato sempre fedele attraverso i secoli, il Signore continua anche oggi a essere fedele. Fedele all'uomo, fedele al suo amore, fedele a questa capacità di far sì che l'amore di Dio possa incontrare il cuore di ciascuno, perché il nostro cuore, cioè la nostra vita personale, comunitaria, familiare e sociale, possa fruttificare tutti quei doni che il Signore si attende da noi. La sua fedeltà, il suo amore, è il salmista che parla in nome di Dio: la mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, saranno sempre con noi, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà e Lui sarà sempre pronto a risponderci. Chiediamo allora, per l'intercessione di San Geminiano, questa capacità ecclesiale, non solo per la città di Pontremoli, ma per tutta la Chiesa, per tutte le nostre chiese, di essere davvero capaci di accogliere con gioia, con entusiasmo, la pienezza dell'amore di Dio che ci viene attraverso la sua parola, per poterla condividere con tutti, perché tutti possano sperimentare la forza trasformante del Vangelo.